Oh, ciao. No, sono un youtuber famoso adesso. Non posso fare sponsor, quindi. Benvenuti in un nuovo Beviamoci Tu. Oh, si è chiusa il primo colpo la bottiglia, fantastico, epico. Palesemente non copiato da YouTube, per niente proprio. Oggi volevo parlarvi del mio problema con il parlare, appunto. Perché, ragazzi, io mi impapocchio ogni tre parole. E non riesco mai a dire qualcosa senza qualcosa scritto. Stranamente, adesso sono già 30 secondi e non ho mai fatto una c***a. Epico. Perché non ho nulla scritto. Beviamoci su, è qualcosa di trash. Fa tutto schifo. Fogli volanti, cose strane. Fa schifo questo video. Fa schifo. E basta. Fa schifo. Fra l'altro, la messa a fuoco che va avanti e indietro. Sì. Tu continua, però. Stavo dicendo. L'ultima cavolata epica con la mia lingua è successa a scuola. Stavo facendo un'interazione di sì, ecco, di storia. Immaginate me tutto seduto, bello così. Il mio professore mi chiede: allora, De Sabato, mi racconti dell'Iliade? Io mentre parlo, cazzeggiando ogni tre parole su due, sparandomi c***ate perché non so parlare, appunto. Arrivo a un certo punto e quindi scende in campo Patroclo, no, Agamennone, Achillole, dico Achillole, ragazzi, Achillole, fa proprio schifo, però, che brutta inquadratura, madonna, però, come dicevo, questa è solamente l'ultima cosa, non fa tanto ridere per questo, perché la mette in un video, è solamente per allungare un po' il video e dire quattro cose in più, insomma. Fare 10 minuti, questa è la cosa importante. Scaricate pure mentre io registro. Soldi chi ve li porta a casa? Sti qua che lavorano gli insegnanti, io sbanco su YouTube. 10 euro al mese. E nemmeno pure, perché questo mese ho preso 4 euro, visto che YouTube paga il mio. Ma questa è un'altra storia. Ragazzi, co come molti di voi l'hanno visto, e chi non l'ha visto andasse subito a vederlo perché lo deve vedere, quel video è bellissimo. Ho fatto un video su Fortnite dove io laggo un botto, proprio un fottio. Ecco, vi lascio la clip. Qui. Sì, qui. No, ho sbagliato. Dov'è? Sì, qui, ecco. No, Dio mio, sta telecamera che va al contrario. Vabbè, la clip sta andando adesso. Dove io, appunto, gioco a Fortnite tutto convinto, vado avanti senza sapere che stavo laggando. E dico a Leo: oh, vedi Leo, oh, vedi, non sto laggando. E ritorno sulla torre e poi rido perché è una cosa. La sera stessa esco e dico a un mio amico, quello rumeno, dico: oh, rumeno, lo sai che è successo? Stavo giocando a Fortnite, laggavo così tanto che mentre stavo camminando lascio Taos e Mastiera. Taos e Mastiera, ragazzi, non mouse e tastiera. Taos e Mastiera. E Mastiera. E quindi il mio racconto, da racconto epico di lag incredibile, diventa una risata per il fatto che io ho chiamato Taos. Porca troma, madonna mia, che schifo. Taos e Mastiera. Fra l'altro Froakie è morto, però non fa niente. Tutto a posto qui, sì. Ragazzi, no, non credo che a questo punto nessuno mi stia più guardando perché è un video troppo trash. Vabbè, appunto, ragazzi, io alla fine dico Taos e Mastiera. Quindi da ora in poi voi dovrete chiamare Taos e Mastiera nei commenti hashtag Tause e Mastiera perché è troppo bello. Poi vabbè, questo Taos e Mastiera diventa la cosa della serata. Ogni 3 secondi, ma ti ricordi Taos e Mastiera? Sì, prendetemi pure in giro. Schifosi. Comunque, ragazzi, io spero che questo video non vi sia piaciuto. Spero che lasciate un bel dislike anche per lo sfondo apparentemente scarsissimo, però. Cambiato computer e quindi adesso riprendo da questa parte, non più da questa parte, questa qua dove sta la mastiera. Attenzione, la mastiera. D'ora in poi sul canale non si dirà più mastiera. Io ho sbagliato! Devo dire, non si dirà più tastiera e mouse, ma Taos e Mastiera. Punto. Finito. Chi nei commenti dice, come si dice, tastiera e mouse verrà bannato dal canale. Quindi attenti perché vi banno. Detto questo, ragazzi, se il video non vi è piaciuto, dislike. Commento negativo e niente, ci vediamo in un prossimo video.